due sconfitte quando voi incidereste sul morale della squadra? No, guardi, io parto dal presupposto che quello che conta sono le prestazioni. Le sconfitte le puoi avere pure 4-5, ma dipende sempre dalla prestazione. Il tuo campionato è sempre figlio della prestazione, è mai dal risultato. Cioè, se perdi 10 partite non conta, ma se ne perdi 2, cioè quando hanno c'era 70 minuti, non dico che è una sconfitta che vale tanto, però è una sconfitta che ci fa capire veramente chi siamo e ci siamo ritrovati dopo una partita persa in un modo brutto. Quindi il morale, io ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché, ma non perché, sai, è retorica, perché è la verità, perché non è facile venire qui. Questa è una squadra importante, è uno stadio importante, tifosi importanti, la storia, il blasone, l'arbitro lo paga, inevitabilmente fa parte del calcio, e noi abbiamo fatto, cioè, ripeto, egregiamente. Buonasera mister, Gennaro Caso, della Sport 24, una domanda a livello tattico, una domanda a livello individuale. Se si aspettava questo 3-4-3 che ha messo in campo Esposito, la Nocerina sembrava non reggere ultimamente in queste partite, soprattutto poi con questo falso 9 con il Bagatawi a prima punta, e poi se c'è qualcuno della Nocerina che l'ha colpita a livello individuale? Allora, guardi, io dagli avversari mi aspetto sempre di tutto, perché quando hai una rosa del genere ti devi aspettare di tutto. La Nocerina è una rosa importante, annovera 5-6 attaccanti di livello importante, quindi ci sta che magari contro una squadra che domenica prima ha perso 4-0 in casa, che è un po' insicura, almeno concettualmente, io posso giocare con 3 attaccanti, l'avevo quasi dato per scontato io. E poi niente, non c'è uno, che ha tanti giocatori bravi, giocatori che magari si vedono di meno ma sanno stare in campo e fanno, magari non fanno gol ma fanno giocare bene gli altri, hanno esperienza, hanno capacità di leggere le partite. Lo so che i tifosi sono tutti portati a vedere gli altri, ma bisogna stare attenti a chi fa tanto ma lo si vede di meno, quindi non c'è un giocatore in particolare, sono tutti bravi.